Cosa hanno in comune alcuni tra i film più famosi nel panorama mondiale del cinema, come Silence diretto da Martin Scorsese, La vita è bella di Roberto Benigni, Il postino di Michael Redford? Sono stati prodotti e distribuiti dal gruppo Cecchi Gori. Ed è a questa realtà storica italiana che è dedicata la mostra Cecchi Gori, una famiglia italiana, allestita presso l'Auditorium Parco della Musica fino al 27 ottobre. Una selezione di fotografie curata dal direttore artistico Antonio Monda, proveniente dall'archivio privato di Vittorio Cecchi Gori, che racconta la storia di una delle più importanti case di produzione del cinema italiano e non solo. Scatti che raccontano anche uno spaccato di 50 anni di storia italiana. Si parte con la foto del 1962 scattata a Castiglioncello durante le riprese del celebre film Il Sorpasso, capolavoro di Dino Risi e primo grande successo della ditta Cecchi Gori, in cui Vittorio Gassman e Mario Cecchi Gori si affrontano in una partita a ping pong, fino al film La vita è bella di Benigni, vincitore nel 1999 di 3 premi Oscar. Scatti realizzati dietro le quinte di tantissime pellicole di successo che hanno fatto la storia della commedia italiana e non solo, anche quelle tante di impegno civile e politico. Foto private mai viste prima, riscoperte grazie all'omonimo documentario prodotto da Giuseppe Lepore e diretto da Simone Isola e Marco Spagnoli, presentato durante la Festa del Cinema di Roma 2019.